Il Chieti si conferma imbattibile in trasferta ed in rimonta espugna il Pasqualino Leonardi di Pietramelara. 2-1 il risultato finale per i neroverdi sull'Aurora Alto Casertano. Emergenza piena in difesa per Lucarelli, che manda in campo dal primo minuto di Renzo. Assente anche Mele, squalificato. A far girare la squadra c'è Mariani in attacco, prima da titolare per Orlando. Insieme a lui Fabrizi. Nel 4-3-3 dei padroni di casa trovano spazio Vita, Romeo e Maidana. Dirige l'incontro Filippo Ocret di Gradisca di Sonso. Gara vivace già a partire dai primi minuti, anche per merito dei padroni di casa, che fanno le prove del vantaggio già al secondo. Difesa del Chieti leggera, che dà possibilità a Vita di esibirsi in una bella girata in aria con la sfera che fa la barba alla traversa. Il vantaggio arriva al sesto dagli sviluppi di azione d'angolo, sfera che resta tra i piedi di Romeo, per il quale un gioco da ragazzi metterà alle spalle di Fusco. Terza rete in stagione per la formazione campana, prima per l'attaccante. Il Chieti, colpito a freddo, ha un sussulto dopo il decimo minuto con Siragusa, il più attivo dei suoi. L'esterno servito sulla sinistra rientra bene all'interno del rettangolo verde, ma il suo destro è debole e centrale per impensierire Kuzmanovic. I teatini prendono le misure e biancorossi agguantano il pari dopo il quarto d'ora. Pallone in verticale che premia l'inserimento di Fabrizi, che salta il portiere ma si vede ribattere sulla linea la conclusione. La sfera però arriva sui piedi di Siragusa, che di piatto batte Kuzmanovic sotto la traversa. Prima rete in stagione per il giocatore arrivato dalla Ternana. Il Chieti continua a spingere, addirittura la mezz'ora potrebbe ribaltare la contesa. Di Mino sulla destra ha una marcia in più rispetto al suo marcatore ed arrivato in area serve all'indietro l'inserimento di Verna, ma da pochi passi spara incredibilmente fuori. Si rammarica il numero 10 per l'occasione sprecata. L'arrivo di Maidana dal Nereto ha portato un pizzico di qualità nei campani, che provano a mettere la freccia nuovamente al 37esimo proprio con l'argentino, ma la punizione da 20 metri chiama Fusco alla respinta in corner. I campani hanno un'altra occasione per andare al riposo in vantaggio, ma Vita, liberato da uno scambio corto, spara da pochi metri su Fusco in uscita. Nessun cambio ed inizio ripresa nei due undici, e come nel primo tempo sono i campani a rendersi pericolosi dopo 20 secondi. Sfonda Balsamo sulla destra, ma sul fronte opposto Dorta arriva in anticipo e non riesce a chiudere in rete. Occasione per i biancorossi anche al terzo, ma a dire di no a Romeo è Fusco, che mantiene così a galla i suoi. L'ago della bilancia sulla gara inizia a pendere dalla parte teatina quando Monteleone ferma una ripartenza ospite. Giallo per lui, il secondo, e doccia anticipata. Chieti con l'uomo in più ne approfitta e ribalta immediatamente la gara dal quarto d'ora. Calcio d'angolo battuto profondo da Mariani sul secondo palo, arriva puntuale Consorte, che trattenuto in qualche modo riesce a spingere il pallone in rete. Gioia per il classe 2002 al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato al Tolentino. Nella girandola di sostituzioni la gara scivola via fino al 43esimo, quando sempre dagli sviluppi di un corner è il neo entrato Longobardo a trovare l'incornata, ma la sfera si perde sopra la traversa. Nei minuti di recupero preme ancora l'Aurora alla ricerca del pareggio e potrebbe approfittare quando Fusco calcola male i tempi dell'uscita. La sfera arriva a Maidana, che non ci pensa due volte e gira verso la porta, ma è provvidenziale l'intervento di testa di Consorte. Al triplice fischio, festa grande in casa neroverde, che insieme ai propri tifosi giunti dall'Abruzzo festeggiano il quarto successo stagionale in trasferta. E domenica testa al derby contro il Pineto. Patron Trevisan, il Chieti in trasferta è quasi una sentenza, lo leggiamo anche e lo vediamo anche dai numeri, rullino da prima della classe. Sicuramente la zona playoff, stiamo andando bene, oggi è stata una partita di grande sofferenza, al di là della vittoria e del risultato devo dire che abbiamo trovato un avversario che non ha mai mollato fino all'ultimo minuto. Noi abbiamo fatto una partita, diciamo, buona a sprazzi, non c'è stata grande continuità di gioco, però quello che è la cosa che oggi salviamo sicuramente il risultato. Forse l'approccio alla gara non è stato delle migliori perché siete andati subito sotto, però la squadra è stata brava anche a riprenderla. No, vabbè, ma diciamo che purtroppo noi i primi 5-10 minuti sono sempre di grande sofferenza, i ragazzi entrano in campo e hanno un po' di difficoltà a carburare. Però oggi diciamo che poi il risultato è andato bene così, perché abbiamo recuperato il primo gol a freddo, subito, e quello è stato molto importante secondo me, per cui poi nel secondo tempo bravo a Matteo Consorte, che è al secondo gol in due giornate. Insomma, abbiamo un difensore che sta diventando un bomber. E soprattutto vanno dato merito anche a Luca Orlando, la prima titolare, che ha alzato notevolmente, possiamo dirlo, il livello tecnico e tattico lì davanti del Chieti. Sì, assolutamente sì, diciamo, se il buongiorno si vede al mattino, abbiamo trovato un giocatore adatto al modulo del nostro mister, ha giocato molto bene, ha sofferto in campo, ha recuperato palloni, direi che
è stato sicuramente un valore aggiunto. Il mercato regalerà ancora sorprese a questo Chieti? Ma diciamo che il mercato, da quello che abbiamo visto oggi, credo che sia necessario insomma intervenire, anche se oggi ricordiamo che avevamo tutti e tre i difensori titolari fuori, Chiacchia è entrato agli ultimi minuti. Diciamo che questo era un Chieti molto rimaneggiato, l'assenza di Mele, l'assenza dei difensori, però è chiaro che qualcosina dobbiamo fare sul mercato. Mister, sicuramente i complimenti, perché questa squadra col passare delle settimane sta trovando un'identità, bisogna trovare i punti, ma intanto c'è una base di partenza. Ma guardi, io diciamo, trovare delle scuse oppure pensare di avere degli alibi non fa parte di me e non lo merita la mia barba bianca che porto mai da diverso tempo. Sicuramente il calcio sappiamo che è fatto degli episodi, la squadra ha interpretato bene la gara, sapevamo che giocavamo contro il Chieti, che le sue migliori prestazioni le fa fuori casa, quindi il suo bottino che era prima di 15 punti, 13 punti l'ha fatto in trasferta, quindi abbiamo affrontato bene la squadra cercando di non dargli ripartenze. E purtroppo naturalmente siamo stati non poco pratici in alcune situazioni, la prima è quando abbiamo regalato praticamente un gol che era una palla che avevamo noi e poi Monteleone che forse vedendo la lista, anzi sicuramente il ragazzo più esperto nostro che poi è il 97 ha preso un'ammonizione a favore nostro, in quel caso là anche si deve aiutare l'arbitro a cercare anche di ha dato il fallo, ti ha dato la punizione, ha valutato così e poi ce la siamo giocata nel secondo tempo dove il Chieti ha una squadra al di là che praticamente è molto pratica, fa poco volume di gioco, quindi cerca di giocare sulle seconde palle e oggi aveva un attaccante che nonostante l'età, Luca Orlando, correva come un ragazzino e questo è lo spirito dei calciatori che piace a me.